Cutaro aveva scoperto un vecchio scudo nella torre, ma Tigre gli stava alle calcagna. Dove erano i poteri del cavaliere? Chi era la principessa imprigionata? Cutaro sarebbe riuscito a fuggire dal castello nero? E la storia continua. Ricorderete che, anche se la Dea della Luna era stata sconfitta e la legione sbaragliata, i suoi sudditi cercavano di resistere. Quattro fedelissimi paladini abbracciarono la causa della loro padrona. Nel giro di poche settimane architettarono un astuto piano per attaccare, con un esercito striminzito ma valorosissimo, il castello di Griselstein del re Orso. Funzionò? Beh... All'attacco, miei frodi! L'orso dovrà pagare per i reati commessi! Le schiere del nemico erano schiaccianti, ma lottarono con tanto accanimento e tanto coraggio che alla fine il tiranno si degnò di affrontarli di persona. Combatti bene, direi, con maestri, però quello scudo non basterà a difenderti da me! Vegliasco! Così finì la rivolta. Il re Orso usò la sua magia nera per requisire i poteri dei quattro paladini e spazzò dalla faccia della luna tutti coloro che avrebbero osato sfidarlo. Questo scudo era davvero speciale. All'interno racchiudeva il potere del cavaliere della Dea della Luna, colui che lottò con valore, ma fece una tragica fine. Ahimè, povero cavaliere, lo conoscevo, Cutaro. Questo scudo vistoso gli consentì di compiere imprese grandiose, ma quando si trovò di fronte al re, si fece prendere dal terrore. E questo è tutto ciò che resta di lui. Questi graffi sono opera del re Orso. Che brutta fine ha fatto il sigillo della luna, ma ancora più profondi furono i colpi all'onore del cavaliere che visse i suoi ultimi giorni di vigliaccheria nel disonore. Oh, scusa, non ho resistito. E fu così che Cutaro ottenne i poteri del cavaliere. Dolcissimo pasticcino! Prova quei poteri! Fuori dai piedi! Non mi interrompere mentre spiego! Bussa via! Via, via! Luna bim, luna boom! Molto bene! E adesso, marionetta di luna! Ok, biscottino, chiudi la bocca e apri le orecchie! Ma che bravo bambino! Ricordati che puoi respingere quasi tutti gli attacchi, grandi o piccoli, se nel frattempo non ti fai ridurre in poltiglia! Guantone lunare! E ora riparati da questa sventola! Ecco, vedi? Alcuni attacchi possono essere rispediti al mittente! Adesso prova a puntare lo scudo verso l'alto! Bene, ora punta lo scudo verso il basso.
Proseguiamo, Marionetta di Luna! La miglior difesa è sempre l'attacco altrui! E lo scudo del cavaliere, guarda caso, è stato progettato proprio per deviare i raggi di luce magica! Per tua fortuna, perché sta per arrivare un colpo pazzesco! Rimandalo verso quella larva! Caspiterina! Impressionante per essere la tua prima volta! Ora, un'ultima cosa, carino! Lo scudo si consuma se lo usi troppo! Quindi devi farlo riposare spesso! Capito? Ora smamma! Oh, guarda! La strega ci ha aperto una via d'uscita! Che gentile! Presto, prima che la magia svanisca! Non tutti i burattini del castello avevano avuto la stessa fortuna di Cutaro. Ecco Ammicco, Sonnecchio e Sbadiglio che cercarono di scappare. Ma fecero una brutta fine. La gigantesca ghigliottina del Re Orso non vedeva l'ora di fare a fette tutti i traditori. Sì, fa attenzione se non vuoi rimetterci le dita. Per continuare dovrai usare la testa. Nessuna difesa è perfetta. Troverai un punto debole se tieni gli occhi aperti. Occhio per occhio. Arrampicati, Cutaro. Sono confuso. Il portale scintillante è scomparso. Oh, adesso ricordo. La settimana scorsa è stato installato il nuovissimo sistema di sicurezza del re. Ci ha aiutato? Forse sta aiutando se stesso. Con la scomparsa improvvisa del portale scintillante, Cutaro non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione di essersi messo nei guai. Eccoti, brutto ladruncolo! Sei pronto a diventare polvere? Calibrus emana un potere magico. Avanti, dai una lezione a Tigre. Te la farò pagare! Vuoi giurarci? Beh, hai raggiunto la cima delle torri prigione. Ma dov'è il portale? Ah, giusto! La principessa è imprigionata qui. Ah,
la strega ha detto che dovresti far riposare lo scudo. Attenzione al riflettore. Era l'anima del cavaliere racchiusa nello scudo o qualcos'altro? Il cuore di Kutaro si riempì di coraggio. Salvare la principessa era il suo dovere. Ma le donzelle si mettono sempre nei guai. Cavalieri senza macchie e senza paura. Liberami! Presto! Ah! Aspetta, quella non è la principessa del sole e neanche una nobildonna. Al massimo una dama di corte. Kutaro era molto amareggiato, ma da buon cavaliere non aveva alcuna intenzione di voltare le spalle a una dama. Magari fosse una principessa, non mi dispiacerebbe avere un regno. Inutile lamentarsi. Un eroe non lascia mai una... dama in difficoltà. Forza! Più in fretta! Ti avevo sottovalutato. Cosa sei, un eroe? In missione per salvare la principessa? Altrimenti, perché avresti Calibrus e lo scudo del Cavaliere della Luna? Beh, sei troppo basso e hai impiegato un secolo a venire. Ma ti ringrazio, davvero, sul serio. Ah, credo che ci sia un piccolo contrattempo. Vedi quella zana luminosa nella bocca di tigre? È un pezzo della gemma lunare. Senza quel dente non sarebbe altro che un gattone impaurito. Attento all'alta tensione. Per fortuna che le mie zampe non toccano il pavimento. Hai un aspetto delizioso. Blah.
Smettila! Tieni quelle ciampacce lontano dalle mie zanne. Di bava di tigre. Hai idea di quanto spendo già al mese per la lavanderia, eh? Ah! Comunque, grazie per l'aiuto. Come hai detto che ti chiami? Kutaro. Kutaro, eh? Certo. Io mi chiamo Picarina. A nome del sole, ti ringrazio molto. Dinderendena, hai recuperato uno dei frammenti della gemma lunare. Fantastico! Sapevo di aver trovato un eroe. Allora prepariamoci a escogitare un piano. Chi è questa civetta? Una dama di corte della principessa del sole? Dov'è la tua padrona? E perché dovrei dirlo a te? Non mi sembri qualcuno di speciale, o mi sbaglio? Ne parliamo dopo. Arriva il tiranno! Scappiamo! Ridatemi le mie forbici! Vi seguirò fino alla fine della luna! Questo mondo è mio! Non sarete mai al sicuro! Mai!